Quando uscirete di qui troverete dei ragazzi che raccolgono fondi. Sono i fondi per la nostra campagna. In 2 mesi e mezzo di campagna avete donato già 720.000 euro, in media di 29 euro, di media 29 euro di decine di migliaia di italiani che credono in questo progetto. Io credevo nel fatto e credo nel fatto che chi crede in una forza politica la debba finanziare, ma anche con un tetto massimo, in modo tale che tutti quanti possiate essere azionisti del movimento allo stesso modo. E infatti in questi giorni sono arrivate delle manifestazioni d'affetto anche da persone facoltose che ci hanno donato addirittura 10.000 euro, ma il nostro tetto massimo è 5.000 e quindi gli altri 5.000 li abbiamo rimandati indietro. Voi ditevi quale forza politica fa una cosa del genere. Quando donerete lì fuori, sappiate che state rendendo queste mani ancora libere ancora una volta, perché con il vostro sostegno, senza bisogno di finanziamento pubblico e senza finanziamenti di grandi lobby, siamo in grado di essere liberi e fare la cosa giusta il giorno dopo le elezioni, che non è sempre la cosa corretta, si può anche sbagliare, ma io ho sempre perdonato chi sbaglia in buona fede. Il problema è che gli altri in questi anni non hanno sbagliato, avevano un disegno ben chiaro, che era quello di prendersi i vostri voti prima delle elezioni e tradir giorno dopo le elezioni. Ed è per questo anche che io vi prometto che se andiamo al governo, una delle prime cose che facciamo è impedire a chi cambia partito di restare in Parlamento. Chi lo cambia deve tornare a casa. Questo è l'ultimo comizio che faccio in Campania. Vi volevo ringraziare perché in questi 5 anni mi avete voluto bene. Anche chi non ci votava mi ha voluto bene, mi è stato vicino e mi ha sostenuto. E per me è un orgoglio poter dire di essere campano, di essere di questa provincia e di poter venire da questa terra. E sono sicuro che i nostri candidati, a partire da Vincenzo che è un amico, a tutti quanti gli altri che sono nelle liste qui plurinominali, a tutti quelli che ci hanno sostenuto in questi anni, sono sicuro che sapranno rappresentare questo territorio al meglio perché lo conoscono questo territorio, a differenza di chi si viene a paracadutare dalle nostre parti. Ed ancora una volta quindi voglio chiedere scusa ai miei cittadini di Pomigliano, perché per colpa mia Forza Italia ha paracadutato la Sgarbi. Ora, fermi tutti, lo ripeto anche quest'ultima settimana, lui continua a fare video di una certa discutibilità. Noi a quella persona rispondiamo sempre col sorriso e offrendogli un buon caffè, perché così si battono queste persone, col sorriso. Grazie a tutti, buonasera.